Ischia è un'isola inconfondibile, una terra plasmata dal fuoco del vulcano, con numerose sorgenti termali. Le fumarole e la cava scura sono altre sorgenti tutte raggiungibili dal meraviglioso borgo di Sant'Angelo, con una lunga camminata sull'arenile o via mare con i barchini. Lontano dalla vita mondana degli affollati centri termali, nel silenzio del monte Epomeo, dall'alto dei suoi oltre 700 metri, Nino, chef di livello in rinomati alberghi ischitani, ha scelto di rinunciare a quella vita e di dedicarsi alla cura delle capre, da cui poi ricava il latte per i formaggi. Domenico, come ogni mattina, prestissimo, appena alle prime luci dell'alba, raggiunge la sua piccola imbarcazione al molo di Lacco Ameno, per tirare su le reti che ha calato in mare il giorno prima. È una passione che gli è stata trasmessa a partire dal nonno. È il periodo della vendemmia ad Ischia e nei vigneti di Giuseppe e Lucia c'è l'eccitazione tipica della raccolta dell'uva. Gli appassionati del baratto dei prodotti della terra si sono dati appuntamento a Ischia Ponte, ognuno con il suo cesto, per dare nuovamente vita al Cala Cala, un evento dalle antiche origini. Il paesaggio, ma non solo. C'è un'armonia ed una pace che entra nell'anima, che coinvolge non solo i turisti, ma anche i suoi abitanti, che vogliono rimanere sull'isola anche dedicandosi ad attività semplici, a contatto con la natura.